tutti. Allora, nuovo video, ovviamente lo registro molto prima e voi lo vedete credo tra 2 mesi. Vi faccio vedere i prodotti finiti, food, praticamente cibo e robe varie, no? Volevo provare anch'io questa tipologia di video perché ho visto che tantissime ragazze lo fanno e voglio provare a fare. Però ripeto, questo è l'ultima volta, almeno che riesco a tenere qualcosa da parte di quello che ho finito di mangiare, farò un altro video uguale a questo, se no non lo faccio, anche per il fatto che dopo un po' mi restano lì sempre le cose e piano piano si accumulano e divento un casino, per cui preferisco questo genere di video, preferisco forse non farlo. Lo vedete ogni tanto sul mio canale, lo vedete solo cose che mi ispirano, che mi sono trovata bene, allora ve lo faccio vedere, se no niente, almeno che lo mostro in un vlog. Iniziamo. Allora, è un sacchetto tipo del supermercato, è un sacchetto, vi faccio vedere le cose perché sennò non dura troppo sto video. Intanto mettete un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e un commentino qua sotto se avete provato queste cose, ovviamente però dovete guardare fino in fondo il video, se no tanto vale, potete anche chiuderlo. Iniziamo. Allora, ho provato queste qui che sono praticamente i non tacos, tortilla. Allora, sono queste qua che sembrano piedine, ma sono tipo come le piedine. Non mi viene in mente, ogni volta che faccio i video non riesco mai a far sì che mi viene in mente il nome. Comunque, c'erano dentro credo 8, dovrebbe essere. Perfetto, non mi ricordo più, è sempre così. Comunque, ce ne dovrebbero essere 8 qua dentro. Sono piccoline, non sono grandi come le piedine. Ovviamente sono diverse dalle piedine. Sono buone. E in questa confezione conteneva la salsa piccante e il condimento per il sugo. Infatti, dietro vi fa vedere cosa dovete aggiungere e la preparazione. C'erano 3 cose dentro. Infatti in queste cose, vediamo se riesco a farvele a dire. Allora, 8 tortillas, una salsa di copertura, 8 tortillas di frumento super morbide e un mix di condimento c'è dentro, per cui praticamente sono messicane. Sono molto buone, infatti, vabbè, costano sui 3-4 euro, però io e il mio ragazzo le abbiamo provate e sono molto buone. Scusate se mi tocco i capelli, ma fa un caldo allucinante e se accendo la ventola voi non sentite niente, per cui devo morire di caldo. Comunque ve le consiglio, se le volete prendere, prendetele perché sono molto buone. Sono abbastanza piccanti perché dentro quella salsa è piccantissima, per cui non lo so, dipende, se vi piace il piccante ok, se no a me non piace il piccante, ma leggermente, poi dopo piano piano lo sentite. Poi ho finito questo qua, il tè San Benedetto alla pesca. Io adoro la pesca, quelli che ovviamente mi seguono da tanto sanno che io adoro la pesca che il limone. Questo qua è molto buono, non mi ricordo il prezzo, però ve lo consiglio perché è molto buono. Vado avanti che sennò qua ci metto tanto. Poi un altro tè alla pesca che è questo qui. Questo forse leggermente acqua, sa leggermente acqua che quell'altro. Però io sono anche su questo, cioè in senso io prendo anche questo, sinceramente, ed è buono. Questo qua, tè normale. Questo però è del Bennett. Mi sono trovata bene ed è buono. Invece io amo questo, io questo ne vado pazza. Fuzzetea, non so se si dice così,
La nota di rosa è strabuono, questo ve lo straconsiglio. Costa pochissimo, 80 centesimi, una bottiglietta piccola, invece quella più grande su 1 euro, 2. Ve lo straconsiglio perché è strabuono, per cui prendetelo se andate nei supermercati perché è strabuono. Io sto colando. Poi, queste qua io l'ho mangiato, ve l'ho fatto vedere in un vlog. Non so se le persone quando faccio i vlog seguono veramente tutto quello che dico, però cioè dico, faccio vedere, però non lo so. Queste qui è del riso scotti, le gallette, ho praticamente strappato la confezione, scusate. Comunque è fatto così. 100% di riso. Queste qui non mi sono tanto piaciute. A parte che costano, io l'ho presa in promozione a 1 euro, ma sinceramente costano. Non li prenderei perché non mi sono tanto piaciute. Erano un po' troppo, non so, quasi un po' troppo dure. Però non mi sono tanto piaciute, sinceramente. Invece, che casino. Invece, questi qua, queste bio, queste qua, adesso non so, io per quello che non riesco a fare questo video, comunque sono fatte così, sono bio verde, riso 100% italiano, basso contenuto di grassi, galette di riso biologica, queste qua sono, queste no, mi sono piaciute, erano diciamo buone. Siccome guardo una youtuber che da quando fa i video vlog fa vedere queste cose che lei mangia e dice che è buonissimo. Allora, tutte le volte io sto cercando la marca che usa lei, che mangia lei. Ed è un po' difficile perché ho guardato dappertutto. Forse l'ho trovata, ma non sono sicura. E grazie a lei ho scoperto queste cose qua che sono strabuone. Io sto provando tantissime marche per vedere qual è la mia preferita e vediamo, però non costano tanto. Ad esempio, questo l'ho preso all'Iper. No, Iperal. L'ho preso all'Iperal e costava 80 centesimi, più o meno. 80-70 centesimi. Ed è buono. L'unica cosa è che voglio trovare quelli più, diciamo, molto più buone. Per cui grazie a lei sto scoprendo tantissime cose molto buone e che fanno anche bene. Poi un altro tè, che è quello che dicevo prima, io lo amo, è fatto così. È questo, quello alla nota di rosa. Ve lo straconsiglio, prendetelo. Io ovviamente ve lo faccio vedere solo una volta, non è che sto lì a farmi vedere 10.000 confezioni che compro. Ve lo faccio vedere una volta e poi basta, perché sennò poi dopo diventa noioso. Per cui, comunque quello lì è strabuono. Cioè, è il tè più buono di tutti quelli che ho provato, sinceramente. Poi ho preso questi qua che vi ho fatto vedere nei vlog, infatti non li volevo buttare. Anzi, li conservo che ci metto dentro qualcosa. Io certe volte faccio così, lavo le cose, le conservo. Allora, questo me l'ha fatto scoprire sempre quella ragazza che guardo su YouTube, che fa solo vlog, e ha provato questi e ha detto che erano buoni. Infatti io ho provato questa qua, yogurt mirtilli con fragole, infatti dentro ci sono i pezzettini, ed è buono, 1,30 € costa. Invece il mio ragazzo ha provato quello, lo yogurt al caffè con cioccolato in granella di cacao. Lui ha provato questo, infatti ho detto grazie che me l'hai fatto provare, e poi se ne è accorto che non me l'ha fatto provare. E vabbè, la prossima volta lo prendo, solo che costa un po' tanto e diciamo che non è che lo compro spesso, però è buono, mi sono trovata molto bene. Io intanto queste le metto via, le conservo, ci metto dentro qualcosa o lo uso. Poi ho preso anche questo, che anche questo qua è buono, per cui potrei anche consigliarvelo. Scusate, ma c'è il sole. Questo qui è infuso alla pesca di tè, è buono anche questo. Meno male che ve le faccio vedere così posso buttare tutto. Poi questo
Allora, ecco, come vi... Questo è sempre quello che vi dicevo, sono già due, scusa, sono già due per cui vi dico che è strabuono. E già con questo sono già tre. Poi non vi faccio vedere quante ne ho altre che però ovviamente ho buttato. Poi, queste qui ve le straconsiglio, io le faccio una volta a settimana, calcolate due volte al mese. Io mangio due volte al mese questo qua. Ecco, adesso sto sporcando tutto. Sono i vermicelli che ovviamente ho fatto anche la ricetta che credo che l'avete vista, non me lo ricordo. Comunque, la ricetta che ho fatto sono questi qua. E sono strabuoni, per cui ve le consiglio. Costano poco, su 1 euro 2, adesso non mi ricordo. Sono strabuoni, sono vermicelli bianchi alla pasta. Direi che sono ottimi e fanno anche bene, perché non è che sono, non è pasta pesante, è molto leggera la pasta. E potete mettere la verdura dentro in questa pasta, non come la pasta italiana normale. Questa qua è la pasta praticamente cinese, che usano i cinesi, cinesi e giapponesi, e giustamente loro la fanno così, con verdura e carote, ed è buonissima, quella ve la consiglio. Poi, allora, la maionese, io ne vado a pazza, io preferisco la maionese che il ketchup. Questa è ottima, la Calve classica. Ovviamente è meglio, no, meglio che non apro il barattolo, perché è da tanto che ce l'ho nel sacchetto, però è buonissima, ve la consiglio. Questa costa un po' di più, diciamo, però è buona. Sono 500 ml, infatti mia mamma prende sempre quella. Io il ketchup non lo voglio, non mangio il ketchup perché non mi piace, preferisco la maionese. E allora giustamente fa così, cioè prende quella. Poi questo invece sono, loro lo chiamano mungo, sono i fagioli. Questo qua, io ho preso i fagioli, sempre ve l'ho fatto vedere nella ricetta della pasta bianca dei cinesi, sono strabuoni e sono ottimi dentro la pasta, per cui ve le consiglio anche questi. Questi qui credo anche 2-3 euro, costicchiano un po', sono 350 grammi. Però sono buoni, non fanno neanche male. Questi qui ve lo consiglio. La marca è Suzy Ma One. Io prendo questa marca perché mi trovo bene ed è buonissima. Per cui se dovete fare la pasta così, che avete fretta e volete dire voglio cucinare per 3 minuti, no? Con quello in 3 minuti la pasta è già pronta, ma neanche. Per cui ve lo straconsiglio. La maggior parte faccio così. Poi questo non c'entra niente. L'ultime cose che sono queste qui, che ho finito. Sempre nel vlog vi ho fatto vedere l'insalata che io ho mangiato. Io ne ho prese tante, come vedete sono tre. Ovviamente la confezione l'ho buttata perché sennò mi arrivavano tutti gli insetti. E da tanto che è lì nel sacchetto, per farvi capire, per quello che non mi conviene tanto registrare e mettere da parte queste cose, almeno che ho una casa mia, dico ok, posso farlo, ma essendo che non è proprio, non abito, diciamo, da sola, allora è così. Comunque, ho provato l'insalata salsa, senape e miele con emmental e bacon. Questa ve la consiglio, che è molto buona. Questa qua. Poi c'è l'insalata con tonno, mais e crostini. Questa sì, potrebbe anche andare buona. E salsa con pere, gorgonzola e noci. Questa non mi è piaciuta tanto, preferivo le altre. Comunque c'è la confezione dell'insalata, che ovviamente per chi vuole perdere peso o dimagrire, io sto facendo così, mangio insalata ogni tanto. Grazie a queste confezioni riesco a mangiare leggero
ed è molto buona, per cui ve lo consiglio. Se dovete prendere l'insalata, ve la consiglio. La marca è Dimmi, Dimmi di sì. Poi, ah vabbè, l'ingresso maggio di, com'è che si chiama? Di Gardaland, ma io sono già andata a Gardaland, per cui non ho bisogno di andare di nuovo. Allora, le cose da mangiare sono finite, mangiare e bere sono finite. Niente, se questa tipologia di video vi piace, fatemelo sapere sotto nei commenti, se no, vediamo, perché nel mio canale in teoria questo genere di cose non li metto, anche perché non mi piace sempre copiare le altre persone, quello che fanno su Insta, su YouTube, per cui preferisco fare cose diverse e non uguali agli altri. Ripeto, secondo me non riesco a fare questi video. Semmai ogni tanto li faccio quando ce l'ho qua in camera, ok, posso farli. Se no, lascio perdere, li butto. Fatemi sapere sotto in questo video se avete provato tutto quello che vi ho mostrato. Noi ci vediamo al prossimo video. Sto morendo di caldo, credo che sono sudata e si vede. Per cui noi ci vediamo al prossimo video. Non so come mettere i capelli. Già 16 minuti e mezzo è troppo. Per cui ciao e al prossimo video.